E bello a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla. Oggi siamo nell'ottavo episodio dell'Adventurecraft. Mi ero dimenticato di fare la intro, per quello sto facendo adesso in fase di editing. Sto parlando piano perché vi dico subito, sono le 2 e 18 minuti. Quindi nulla ragazzi, godetevi questo ottavo episodio. Dovrò dire un paio di cose in un video che uscirà domenica, sempre su questa serie, perché sono successi alcuni problemi con i salvataggi del mondo. Quindi ragazzi, godetevi il video. Bella. Ok ragazzi, eccoci giunti finalmente nella fortezza del Nether. Mamma mia che agonia trovarla. Allora, c'è da dire una cosa, io sono arrivato fino a qui, però non ho fatto caso al fatto che ho solamente armatura in ferro, devo portarmi quello in diamante però. Me lo sono dimenticato. Dal lato ho fatto pure bene perché se muoio non la perdo. Ma dall'altro ci viene più facile ancora morire così. Quindi vediamo che cosa riusciamo a trovare. Oddio, non so se già è stata lootata dagli altri. Perché ripeto, io sto registrando ancora questi episodi mentre, cioè, prima che Cree abbia un periodo di pausa. Quindi ci stiamo registrando 3 episodi ciascuno. Quindi non so se sia già stata esplorata da qualcuno e quindi potrebbero già aver lootato tutto. Però, boh, io ci sto facendo una visita. Praticamente si trova vicino la base di Brazzaville, quindi potrebbe già essere lootata da lui. Adesso, oh mamma. Adesso vediamo ragazzi. A sto preso, poverino, non gli abbiamo dato neanche il tempo di muoversi, che già l'avevamo ucciso. Allora, io vorrei vedere se c'è qualche cassa, perché alla fine le verrughe del Nether ci abbiamo. No, raga, è esplorata. No, che palle. Esplorata, raga. No. Perché? Vabbè, vediamo se magari non hanno preso qualcosa. A sto punto ci prendiamo alla fine il drop dei blades, vediamo cos'altro troviamo. Ci facciamo lo stesso un giretto panoramico. Il problema è che qua mi sembra messo fottuti pure le casse, raga. Non ce n'è più. Eh sì, spara. Bravo. Madonna, che rompiscatole sti cast. Allora, ragazzi, io voglio capire se comunque qualche cassa c'è. Il problema è appunto dove potrei trovarla. Gli unici che possono averla lootata sono o Brazzaville. Oh, madonna. O Brazzaville o Creepro, e vi spiego anche il motivo. Perché Brazzaville ce l'ha proprio accanto alla sua base. Cree invece potrebbe anche lui essere stato, in quanto è stato molto più di me nel Nether. Vabbè, adesso ragazzi, vediamo. Oh mamma mia, un cuore mi ha lasciato quel coso. Oddio, me la sono vista brutta allora. Beh, già che ci siamo, prendiamo anche questo quarzo. Intanto che ci siamo, facciamo qualche punto, ragazzi, che non fa mai male. Alcuni di voi mi avete consigliato, ma non lo usare il quarzo per le costruzioni, visto che vi ho fatto della farm di verrughe del Nether. Così mi leggo i punti. Però ragazzi, sì, ok, potevo utilizzare il calcestruzzo, però ho preferito usare il quarzo. Diciamo che sto cercando di alternare nella serie gli episodi dove vado all'avventura e degli episodi dove ci basiamo sulla costruzione, perché purtroppo l'avete visto benissimo. Siamo rimasti molto indietro rispetto a Cree. E ci sta anche Brazzaville che sta procedendo a 3000. Quindi dobbiamo restare al loro passo. Muori. Che laggata che ha tirato. Oh, da dove stanno sparando? Boh. Una cassa. Dico, anche se la troviamo e poi è vuota, va bene, almeno l'abbiamo trovata. Qui non stiamo trovando neanche una cassa. Per andare da questa parte, ciao, tu mi darai il tuo drop, vero? Non è vero? Ciao. Anche qui esplorato. Qui, ah, qui non è esplorato. Sì, ok, potrebbe renderle. Però già, vabbè, sì, va. Prendiamo. Ma credo abbiamo spaccato anche qui, vedete com'è, ragazzi? Questa lava messa qui di sicuro non l'ho messa io. Niente, raga. E qui c'è una cassa, probabilmente. Ok, che l'abbiamo trovata, però probabilmente è stralottata.
Infatti, hanno lasciato lo schifo. Mi hanno lasciato. Volete giocare a lasciare lo schifo? Gli lasciamo questo, anche se può essere molto più utile di ste robe che mi hanno lasciato loro. E basta, qui non c'è più niente. Io ragazzi, voglio vedere assolutissimamente negli episodi degli altri chi ha già lootato sta fortezza. No, mannaggia. Ma raga, ma mi toglie troppo. Aspetta, ora la guardiamo meglio. No, ma quanto toglie sto coso? Ma non mi ricordo se toglieva così tanto. Demente! Ritardato! Allora, abbiamo due lacciarini che li prendiamo. Allora, stavo dicendo prima che io vorrei andare a vedere o sul canale di Blazio o sul canale di Grig, cioè proprio voglio vedere chi è stato in così poco tempo a esplorarsi la fortezza. Perché proprio ragazzi, ci siamo all'ottavo episodio, ok? Ma diciamo che ancora tutti ne abbiamo caricati 5, anzi 6. E quindi vorrei capire, perché il sesto, il settimo e l'ottavo è già stato pubblicato, 64-18, quindi questo mi fa capire che hanno visto pure sta cassa. E qui non c'è niente, cioè si sono esplorati tutta la fortezza. Raga, io sono rimasto triggerato tantissimo, cioè praticamente 30 anni per trovare sta fortezza, credendo che non era ancora lootata, quindi magari potevo trovare qualcosa di utile, qualche diamante o qualche armatura buona. Il problema è che già hanno preso tutte cose. Tutto sto giro per ritornare qua. Comunque, abbiamo trovato già l'uscita. Iniziamo a prendere un po' di quarzo. Almeno facciamo qualche altro punteggio. Questa esplorazione del Nether non è stata completamente inutile. Sempre meglio di niente. Ci facciamo qualcosina. E visto che eravamo di almeno 500 punti sotto nel regno più ricco, direi che dobbiamo riuscire a recuperare questa enorme distanza che c'è con Cree. Giusto raga? Poi dovrei incantarmi meglio, perché lui, ho visto la sua armatura dal video che ha caricato ed è messo strabene a livello di armatura. Beh, io sono messo proprio a livello 0, a livello di salti, cioè madonna, ce la faccio a fare un... Oh, bravo. Raga, fate tutti gli applausi nei commenti. Vabbè, comunque ragazzi, mi recupero quest'altro quarzo e poi un'altra mezz'ora per ritrovare il portale, perché ho messo delle torce ogni tanto. Stavo finendo nella lava ed è appena entrato Brazzaville. Ora ragazzi, immagino, c'è pure la scaletta, c'è pure la scaletta, raga, ma me lo dite così? E nulla. Quindi ora magari ci ritroviamo un Brazzaville di dietro. Ah no, è lui affogato, niente. Cioè, stavamo scherzando. Come fai ad affogare? Entra nel mo boh, morto, affogato. Vabbè ragazzi, io direi di chiudere qui questo ottavo episodio dell'AdventureCraft. Vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale e passare agli altri canali per vedere le loro visuali. E niente ragazzi, dai Flex, è tutto, bella.